Sì, grazie Presidente, anche meno dei 15 minuti. Per ricordare la natura del tributo e come mai gli enti pubblici sono obbligati a presentare la delibera entro la scadenza di presentazione del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, in questo caso qui, la TASI è la tassa sui servizi indivisibili che ha avuto una gestazione estremamente difficile, soprattutto anche per l'identificazione che doveva essere fatta di quelli che erano i servizi indivisibili che chiedevano la tassazione che ricadeva sugli immobili. Questa si sommava all'epoca all'IMU che in questo caso riporta ancora il limite massimo che noi abbiamo indicato dello 0,8, avendo avuto nelle annualità precedenti anche la liberalizzazione rispondente al il limite del 2,5 per mille che veniva indicato negli anni precedenti, che poteva essere superato solo per alcuni tipi di annualità, e poi a seguito dell'eliminazione della TASI sulla prima casa, perché ci sono stati innumerevoli interventi legislativi, quantomeno per questa tassa di difficile quantificazione per quanto concerne i servizi indivisibili e di difficile determinazione di qual era il sinallagma tra quello che veniva fornito dall'ente e quanto dovevano pagare i contribuenti. È stata mantenuta solo la possibilità da parte dei comuni e Roma Capitale, come tanti altri, continua ad averla, solo indicando la maggiorazione. Quindi noi non abbiamo fatto nient'altro che, presentando questa delibera, solo di confermare la maggiorazione che ci viene richiesta per legge, senza entrare nel merito, visto la gestazione che questo tributo ha sempre avuto e che naturalmente incide sulle casse sulle tasche dei cittadini, per avere ancora una parte di compartecipazione rispetto ai servizi indivisibili, quale l'illuminazione pubblica, ad esempio, che era uno dei parametri che venivano utilizzati all'interno della legge e che poi è stata completamente depotenziata una volta che noi abbiamo inserito, che è stata inserita dalla legge, l'esclusività della tassazione tra la TASI e l'IMU. Grazie.